Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. City Report, nuova location, estate, caldo, sempre con i nostri amici Frank ed Hermes. Dove siamo? Municipio 7, Muggiano. Una volta c'era un campo rom, vi ricordate che c'eravamo stati? Adesso vedrete cosa c'è adesso. Andiamo a vedere. Qua ci sono addirittura gli sci. Siamo entrati, siamo nel municipio 7, l'odore, la polvere che c'è è incredibile, poi vi spiegherà Hermes perché e cosa vedremo. Torniamo qui dopo un po' di mesi, devo dire che la situazione è molto peggiorata, o almeno forse non ci sono più le persone che c'erano prima, ma è rimasto il caos, la schifezza, il degrado, il pericolo. Comunque Hermes, spiega ai nostri amici che ci seguono, come hai conosciuto questa struttura qui nell'ex campo? Beh, ecco, io da circa 2 anni mi alleno qui nel Parco del Centenario, qui a 2 chilometri di distanza, e tornando verso casa un giorno in macchina ho intravisto questa situazione di degrado, ho visto l'immondizia dalla strada. Per curiosità mi sono avvicinato, non sapevo che eri già stato in questa località, che è molto cambiata da quando c'eri stato tu. Ah sì, assolutamente. Sì, sì. E la cosa che mi ha subito attirato l'attenzione è quella quantità impressionante di sacchi, che erano una cinquantina se non di più. Quindi vuol dire che qui viene qualche mezzo pesante, non è il signore che passa e lascia il sacchetto dell'immondizia di casa. Certo. Sono tutti rifiuti speciali e rifiuti, credo, da quello che vedo, appartenenti ancora alla vecchia struttura, quindi alla demolizione della vecchia struttura. Assolutamente, sì, sì. Persone ne vengono anche qui perché abbiamo la centrale elettrica che è in cemento, quindi non è stata buttata giù, e ha dentro sedie e altre cose, poi lo vedrete nelle immagini. E c'è anche il nostro Frank Diamond che sta facendo il controcampo delle immagini, perché credetemi, in un'area verde come questa, che potrebbe essere bellissima, vedere questa schifezza fa veramente vergognare. Speriamo che dopo il nostro video qualcosa cambi. Con Paolo Rusconi, immagini, andiamo. E continuiamo a riprendere questa struttura, questo terreno che siamo venuti a vedere oggi nel municipio 7. Come vedrete dalle immagini di Paolo Rusconi, come vedete, ci sono bombole del gas, c'è ogni tipo di porcheria, dai boiler ai passeggini, vetri. Abbiamo trovato anche un sacco di pezzi di auto rubate, generi di prima necessità, quindi derrate alimentari, eccetera. E vabbè, poi carta igienica, fazzoletti usati, perché qui vicino a questa struttura in cemento che è rimasta, dove qualcuno disperato per notte ancora, c'è vita. Questi sono i resti dei container appunto del campo, e ci chiediamo come mai ancora nessuno sia venuto a sgomberarli. Come? Facciamo una politica ecologica, le biciclette, le macchine elettriche, le corse preferenziali, eccetera, e poi lasciamo
un'area verde conciata in questa maniera con dei rifiuti magari molto pericolosi? Non lo so, io faccio la domanda, speriamo che qualcuno ci risponda almeno stavolta su che cosa succede qui. Questa è una responsabilità del Comune di Milano, perché qui siamo nel Comune di Milano, nel Municipio 7, Muggiano. Proseguendo, come vedete, queste strutture in cemento che sono rimaste in piedi, le serrature sono state tutte forzate, distrutte per poter entrare. Qui addirittura è stato lasciato un bastone per far sì che anche se la serratura è rotta sia più comoda da aprire, anche per prendere aria, quindi posto molto vissuto. Carta, lattina, plastica. Ci crediamo? Dovremmo dare una controllata forse. Qua abbiamo anche dei sacchi svuotati. Quest'area che è recintata, come vedete, ha avuto anche delle espansioni. Guardate i gradini fatti per passare dove? Qui dentro e occupare un pezzo di questo campo a fianco, dove troviamo innumerevoli bombole del gas, contenitori con attrezzi spariti, gomme di macchina, soliti rifiuti e discarica. Anche questa una parte nuova che prima non c'era. Tutto un ingrandirsi di schifezze, infatti direi che è veramente un cesso. C'è questa capanna semidistrutta, e la cosa preoccupante è che all'interno, oltre a ciabatte e immondizia, ci sono dei giocattoli di qualche bambino, e veramente non vorremmo pensare che qualcuno ha avuto il coraggio di portare qua appunto dei bambini. Anche se prima c'erano, Speriamo che adesso ridotta così non ci siano più, assolutamente. Stiamo proseguendo la visita qui, posto insalubre sicuramente, a Muggiano. Frank, tu che sei di zona, cosa vuoi dire di questa situazione? Cosa si può dire? Cercano di riparare un danno lasciandone altri. Cioè, tolgono un qualcosa che non ci doveva essere e guardate, la discarica diventa una discarica direttamente. In più possiamo vedere qua che i sacchi sono pieni. Insomma, roba che è respirata non è buona, esatto. È inquinante. E non si capisce, almeno non è nell'idea di una Milano efficiente del 2021, il fatto che qualcuno faccia una demolizione, prepari i sacchi e li lasci tutti pieni del materiale che ha appena distrutto nello stesso posto dove stanno prima. Ma secondo voi in uno stabile privato, in una proprietà privata, da una persona normale di qualunque parte del mondo si può fare un lavoro del genere? E non so se avete visto tutte le finestre e gli infissi. Abbiamo stabili del comune che cadono a pezzi,
che non sanno come ripararli perché mancano i soldi, manca qui, manca là, si spendono un sacco di soldi, non si ricicla nulla, parliamo di verde ecologia, non si ricicla mai nulla, questo è uno spreco incredibile. Quelle finestre, vi ricordate, potete vedere il nostro vecchio filmato, che non è vecchissimo, di un paio di mesi fa, tutte queste finestre erano sanissime, doppio vetro, nuove, guardatele. Ma nessuno paga mai dei soldi pubblici che butta via, non lo so. Ma poi i lavori, se li facciamo, facciamoli completi. Lasciare le cose a metà mi sembra veramente... Sì, adesso abbiamo, a Muggiano abbiamo le montagne di rifiuti. Alcune sono alte 4 metri, di là ce ne abbiamo anche altre più di 5-6 metri. Lo sporco sta trasbordando anche fuori dalla staccionata, con bombole del gas e quello che vi abbiamo fatto vedere, e non abbiamo ancora finito, Frank, il giro. Ma il bello è che viene incentivato in questo modo, lasciando le cose così, altra spazzatura, perché come possiamo vedere nell'ingresso, magari la spazzatura non era neanche di qua, è qualcuno che scarica con la macchina. Perché? Perché vede una montagna di rifiuti e aggiunge la sua. Così, certo. Semplice. E questa è un'area comunale. E abbiamo detto tutto. E in questo tour poteva mancare il carrello, stavolta in versione compressor, che non è una Mercedes col turbo, ma perché è stato schiacciato durante la rimozione di tutte le casette, guardatelo lì. E anche questo, come sempre vi diciamo e vi segnaliamo, segno del degrado, direi che qui è proprio manifesto. E guardando a destra, l'ecologia ha fatto presa anche qui, infatti troviamo una bicicletta che per la prima volta non è una off, una mobike, una di quelle car sharing, sicuramente è di qualcuno che non ce l'ha più sotto, l'avranno comprata. Eccola lì. Qua possiamo vedere addirittura una porta praticamente nuova con addirittura ancora le chiavi dentro e non so se avete visto, ma oltretutto tutte quelle finestre nuove, porte nuove lasciate qua all'abbandono quando ci sono case popolari di anziani, pensionati con le porte distrutte, vetri rotti che non gliele cambiano perché dicono che non ci sono fondi, ma qua c'è del materiale nuovo che è stato completamente abbandonato e questo è quanto. E qua abbiamo l'ingresso di casa che ci porta dal nostro amico Hermes. Eccomi. Ormai, come avete capito, il nostro amico Hermes si infila dappertutto. È già entrato in tema con noi. Abbiamo trovato qua un portafoglio e, come avevamo trovato l'altra volta, voi non c'eravate, ve lo dico io, troviamo sempre queste famose scarpe di marca abbandonate qui che... Chiaramente anche queste comprate nei negozi. Assolutamente, come il portafoglio. Come il portafoglio e tantissime altre robe. Sì, sì. E abbandonate qui. Direi che il posto, guarda il dito, è un cesso e dir poco. E ne abbiamo già trovati parecchi. Ancora all'interno di quest'area ci stupiamo, perché questo è veramente gran stupore, di trovare qua l'insegna luminosa del supermercati Simpli, striscione, insegna. Di solito queste vengono montate anche in alto, appunto perché sono insegne e sono molto voluminose, ma chi l'ha portate qui queste? Come hanno fatto a finire qui? Quindi, come vi diciamo, qua bisogna mettere come minimo un paio di fototrappole e controllare la proprietà, perché c'è qualcuno... Oltre magari quelli che stavano prima qui, regolari e abusivi che erano, anche qualcun altro che sta approfittando di questa situazione per non sveltire regolarmente i rifiuti. E questa in una Milano che il nostro sindaco dice essere verde, green, eccetera, sta roba non ci può essere, che sia chiaro.
e più proseguiamo più facciamo scoperte, insomma. Guardate qua, come l'altra volta continuiamo a trovare un sacco di scarpe non del mercato ma di marche abbastanza prestigiose, tutte abbandonate qua dentro. C'è veramente il posto dei controsensi, un'area agricola che diventa una discarica, un posto dove comunque c'era una situazione di povertà, rom, nomadi eccetera, con scarpe di marca e tutto quello che avevamo trovato l'altra volta, motorini, macchine, biciclette elettriche, e il comune da parte sua o chi per lui che abbandona queste strutture demolite in queste condizioni nuovissime, perché erano nuovissime, senza riciclare nulla, tutto buttato così, finestre, porte, addirittura le porte le avete viste anche con le chiavi. A questo vi dico in finale, perché stiamo per terminare, senza che nessuno abbia sollevato una parola. Avete sentito qualcuno in questi mesi che ha detto: ah, ma c'è questa discarica? No, siamo noi a farvi vedere queste cose che forse qualcuno vuole nascondere. Comunque, continuate a seguirci. E cari amici, come vedete, da questo paradiso in un'area verde meravigliosa nel municipio 7, vi salutiamo insieme ai nostri amici Hermes e Frank Diamond, dietro la camera il nostro Paolo Rusconi, e se avete qualcosa da aggiungere su quanto avete visto oggi, scriveteci pure, aspettiamo i vostri commenti. Alla prossima! City Report!